In attesa di conoscere l'esito della domanda di ripescaggio in Serie D, la Cittanovese Calcio prosegue il suo percorso di rafforzamento in vista della stagione sportiva 2017-2018. Nella giornata di ieri la società giallorossa ha ufficializzato l'ingaggio di 3 calciatori di qualità provenienti da esperienze significative in campo interregionale. Si tratta di Giuseppe Paviglianiti, Francesco Postorino e Flavio Cianci, innesti di valore assoluto, capaci di suscitare grande entusiasmo all'interno dell'ambiente sportivo. A queste firme va aggiunta quella del giovane Michele Velardi, classe 98, esterno sinistro d'attacco, ex Castrovillari. Ulteriore importanza rivestono le riconferme ufficiali di 3 under di sicura prospettiva. Si tratta di Emanuel Gioia, classe 97, di Carmelo Moio, classe 97, e Giovanni Barrese, sempre classe 97. Lo scorso anno tra i protagonisti della straordinaria cavalcata giallorossa in eccellenza. Sentiamo i protagonisti. Postorino è arrivato a Cittanova, è uno dei rinforzi per, speriamo, per la nuova Serie D della Cittanovese. Insieme a lui c'è il vicepresidente De Matteis, in giro vediamo anche il mister Zito, poi naturalmente ci confronteremo con lui. Allora, perché Cittanova? Sono stato convinto dal mister Zito, che comunque conosco da molto tempo, conosco la sua serietà, la sua professionalità, quindi so come lavora. E so di arrivare in una società molto, molto seria, con persone competenti. E niente, come hai detto tu, speriamo di disputare il campionato di Serie D, crediamo in questo ripescaggio. In ogni caso, qualsiasi campionato disputeremo, cercheremo di fare il nostro meglio. Innanzitutto io volevo ringraziare sia il mister che la società per la fiducia che mi hanno concesso quest'anno, insomma speriamo di ripagarla nel migliore dei modi. E allora, Domenico Zito riconfermato alla guida della Cittanovese, naturalmente l'augurio è ripartire dalla Serie D a questo punto, perché questo è l'impegno della società. De Matteis è stato chiarissimo, Paviglianiti e Postorino, Cianci e tanti altri stanno per arrivare. Dove vuole arrivare la Cittanovese? Beh, la Cittanovese innanzitutto sta aspettando l'ufficialità di questa situazione per sapere qual è la categoria con la quale si dovrà confrontare. Comunque stiamo approntando una squadra che possa far bene su entrambi i fronti, con obiettivi ovviamente diversi. Se sarà Serie D cercheremo di fare un campionato tranquillo, valorizzando qualche giovane e dimostrando di aver scelto le persone giuste al posto giusto. Se invece sarà un campionato d'eccellenza, faremo un campionato diverso, sperando di ripercorrere le stesse orme dell'annata scorsa e forse concludendola con qualcosa ancora di meglio. Ciccio De Matteis, vicepresidente storico della Cittanovese. Allora, la scelta di Paviglianiti e Postorino. Guarda, ci sono delle scelte che vengono fatte su basi certe, e queste sono scelte fatte in modo ponderato. Il mister ha scelto Paviglianiti e Postorino perché naturalmente crede in loro, e sono elementi di provata esperienza che sicuramente sapranno dare non solo un apporto essenziale anche alla nostra squadra, ma sicuramente daranno quel valore aggiunto che servirà alla Cittanovese per crescere sempre di più e per raggiungere obiettivi importanti. E un altro tassello importante che oggi confermiamo, e non è ancora qui con noi, sta per arrivare, è Flavio Cianci, che è un difensore centrale, classe 94, l'anno scorso in forza all'Acri in eccellenza, ma con un passato nel settore giovanile della Regina Calcio, con l'Interregio, la Vigor Lamezia in Serie D, Vulto Rionero Serie D. Praticamente quindi sono questi dei tasselli che si aggiungono ai ragazzi che abbiamo già presentato la settimana scorsa, e continueremo a lavorare per irrobustire questo organico, renderlo competitivo e per garantirci un'annata sportiva di livello anche in Serie D, categoria che noi ci auguriamo arriverà quasi con certezza. Abbiamo comunque le carte in regola per farlo e abbiamo avanzato richiesta che riteniamo la Lega accetterà sicuramente.